Lascio subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Il direttore avrà qualche minuto di ritardo. Grazie. Lozzi. Arabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerconi. Ciancio. De Chiara. Giannone. Giuliano. Giuliano, non l'ho sentita. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Lazzari. Pompei. Principato. Rinaldi. Stelitano. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti, Zitoli, sì. Tosatti, sì. Tosatti. Consiglio, allora possiamo tranquillamente aprire la seduta in quanto ci sono 17 presenti, 7 assenti e assente giustificato Eugenio Tosatti. Alla delibera, no? All'espressione, sì. Sì. Certo, certo. Sì. Allora, vi informo subito, prima che procediamo col primo punto all'ordine dei lavori, che sono stati presentati degli emendamenti riguardo alla proposta di delibera su adozione regolamento AEC, quindi si tratta di regolamenti alla nostra delibera, non certo a quella comunale. Bene, quindi questi adesso faremo le copie e verranno messi qui a disposizione in modo che chi non ne conosce il contenuto possa visionarli. Allora, intanto iniziamo subito il primo punto, che è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Angelucci, Zotta, Catini, Ferrara, Coia, Terranova, Iorio, Pacetti, Vivarelli, Montella, Guerrini, Ficcardi, Stefano e Sturni. Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale numero 90 del 28 aprile 2005 e l'adozione del regolamento di Roma Capitale per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Apriamo quindi subito la discussione con l'intervento del relatore che illustrerà, consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Allora, presentiamo questa proposta, più che altro vorrei presentare all'Aula... Posso chiedere un po' di calma e tranquillità? Vediamo. Proceda, consigliere. Grazie. Allora, vorrei innanzitutto presentare il percorso che abbiamo seguito per arrivare alla espressione di parere. È stata discussa, diciamo, questa proposta in tre commissioni. La prima è stata fatta per audire gli uffici e quindi per avere un parere e delle osservazioni di carattere tecnico relative appunto al contenuto da parte dei nostri uffici municipali. Abbiamo fatto poi un incontro pubblico con i cittadini per
raccogliere comunque ulteriori osservazioni e per presentare poi il lavoro anche a loro. In particolare abbiamo sentito insegnanti, operatori del servizio, quindi AIC, e organismi che offrono il servizio di AIC. E quindi, diciamo, in qualche modo presentando questa proposta nella sua relazione, redazione finale, abbiamo anche colto l'occasione per raccogliere ulteriori osservazioni che in quel contesto si sono palesate. E infine abbiamo fatto una commissione congiunta politiche sociali e scuola questa settimana per appunto terminare la discussione e presentare alcune osservazioni che il gruppo Movimento 5 Stelle aveva nel frattempo elaborato e quindi arrivare alla espressione di parere. Innanzitutto vorrei dire che questa delibera ha come finalità quella di presentare un regolamento che disciplini il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità, un servizio molto importante e completa in qualche modo quella che è la delibera 47 del 2015 che aveva appunto come tema la riorganizzazione dei servizi sociali alla persona. E nella deliberazione si faceva riferimento ad una normazione regolamentaria, diciamo, del servizio AEC che poi però non ebbe seguito. Quindi diciamo che i consiglieri capitolini hanno sostanzialmente presentato un atto che era in qualche modo atteso, molto atteso sia da famiglie sia da operatori, da servizi. Un regolamento che appunto disciplina questa tematica. Dunque i punti cardine di questo regolamento sono che il servizio viene ricollocato comunque in quelle che sono le competenze dei servizi del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, perché comunque è un servizio che viene reso agli alunni. Una cosa importante che viene introdotta è l'uniformità del servizio su tutto il territorio romano, quindi evitando situazioni a macchia di leopardo come era stato fino adesso, cosa che aveva riscontrato una notevole, era comunque stato visto come un lato negativo, e quindi con la possibilità di assegnare il monte ore agli alunni direttamente in base alle specifiche caratteristiche di disabilità che ogni bambino purtroppo porta con sé. Introduce meccanismi per il monitoraggio coinvolgendo anche le famiglie e la modalità di selezione viene modificata, viene in qualche modo riportata in capo alle scuole. Questo per facilitare, per in qualche modo rendere più flessibile la possibilità di associare, di mantenere, di avere continuità degli operatori assegnati ai singoli bambini, eventualmente anche durante l'intero corso del loro percorso scolastico. E inoltre viene chiesta anche una formazione dei requisiti curriculari relativi alla formazione professionale degli operatori e la formazione che viene messa in carico agli organismi che forniscono il servizio. Inoltre, come ultimo punto caratterizzante, possiamo dire che viene riconosciuto agli operatori che sono in servizio durante l'orario del pasto anche la possibilità di consumare il pranzo insieme ai bambini. Quindi sostanzialmente questo è un regolamento che a nostro giudizio disciplinerà in modo abbastanza coerente e efficace il servizio. Adesso noi abbiamo presentato in questo
questa delibera noi presentiamo anche delle osservazioni, come dicevo, che abbiamo raccolto e che comunque abbiamo ritenuto essere in qualche modo migliorative della proposizione complessiva del regolamento. In particolare chiediamo che abbiamo inserito alcune parole che in qualche modo dovessero meglio specificare i concetti. Vorrei semplicemente raccoglierne alcuni. Per quanto riguarda la programmazione delle ore, abbiamo voluto specificare una sorta di flessibilità all'interno della programmazione oraria del servizio, per cui vorremmo realmente che gli operatori presenti a scuola, per esempio, possano essere utilizzati qualora l'alunno adesso assegnato mancasse per un qualche motivo e potesse essere assegnato e potesse essere, riassegnato temporaneamente, limitatamente all'assenza del ragazzo, dell'alunno disabile, ad altri alunni assegnati all'operatore stesso o comunque che possa continuare a fornire il proprio ausilio, diciamo così, all'interno del gruppo classe in modo da formare in qualche modo un team di classe di operatori e non rimanesse così solo collegato associato al singolo alunno. Abbiamo anche voluto specificare che ricordo che le mansioni delle C non sono legate all'accudimento della persona, ma è cosa che è demandata al collaboratore scolastico, ma la EC è una persona che in qualche modo deve facilitare l'integrazione, l'interazione del bambino all'interno del proprio gruppo classe. Tuttavia l'operatore stesso può in qualche modo aiutare nelle operazioni di vita quotidiana il collaboratore e in ogni modo abbiamo voluto specificare che in qualche modo l'operatore potesse in qualche modo operare sempre in compresenza adesso, in modo che per introdurre un reciproco controllo del rispetto comportamentale delle figure che comunque ruotano attorno al ragazzo. Ci è sembrato importante specificare questo aspetto affinché fosse ben chiaro che ci debba essere appunto un controllo reciproco. Dunque, questo anche per l'assistenza notturna in caso di attività extra scolastiche quali campi scuole o gite di più giorni. In qualche modo abbiamo ridotto anche il numero di anni relativi alla quella che è l'esperienza qualificante di un operatore, quindi di un operatore EC che ancora non abbia i requisiti, quindi stiamo parlando del transitorio. Abbiamo ritenuto che 5 anni di esperienza fossero comunque qualificanti e anche il fatto di poter aver già essere già stato impiegato in compiti simili, se non proprio di operatore C, ma comunque in ruoli similari, ci sembra comunque qualificante per poter accedere alla qualifica al servizio, quindi prendere parte. Sostanzialmente questi sono. Consigliere Giannone, le chiedo di stringere, sì, perché è scaduto il tempo. Le osservazioni sono una dozzina, ne ho citate solo alcune le più importanti, quelle che riteniamo essere le più importanti, e riteniamo di aver fatto comunque un lavoro di cesello, ricordando che comunque la proposta di regolamento proviene anche da un lavoro
svolto nei mesi scorsi proprio in questo municipio da l'assessorato alla scuola e l'assessorato alle politiche sociali, coinvolgendo le realtà sul territorio, quindi dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, operatori stessi. Quindi diciamo siamo molto contenti che il nostro lavoro sia stato riconosciuto e in qualche modo abbia fatto parte di gran parte dell'attuale proposta comunale di regolamento su questo servizio. Grazie. Bene, prima ancora di andare avanti nella discussione vorrei intanto nominare gli scrutatori di oggi, e sono il consigliere Guido, il consigliere Giuliano e la consigliera Biondo. Allora, ricordo che gli emendamenti verranno poi trattati alla fine della discussione. Scusi, Presidente, sì. Le ricordo che sono due di maggioranza e uno di minoranza, non due di minoranza e uno di maggioranza. Scrutatori. Sì, è vero, ce n'è uno di troppo di opposizione, quindi la Biondo assolutamente viene sostituita, grazie tante. E consigliera Tripputi. Allora sono Guido. Sì, possiamo andare avanti con la discussione, ci sono interventi? Allora, non ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io passerei alla discussione dei vari emendamenti che sono stati presentati. Io non so se ne avete già preso visione. E c'è una proposta. Mi scusi, sì. Presidente, siccome ci sono parecchi punti, ce li abbiamo presi adesso, qualche minuto. Le volevo appunto comunicare a tutti quanti che c'è una proposta di interruzione di consiglio per poter capire bene di che cosa si tratta, se c'è la possibilità di trovare un accordo, un'integrazione. Io quindi vi chiedo se siete d'accordo all'interruzione, per me non ci sono assolutamente problemi, anzi penso che sia necessario. Allora, il regolamento vuole che per il gruppo di maggioranza va bene la sospensione, Presidente. Facciamo intanto poi penso che i punti, no, di discussione saranno relativi agli emendamenti, perché ho capito che su quella generale nessuno sta facendo ulteriori interventi, quindi immagino che la discussione verrà su quella, sì, su quella parte di modifiche. Bene, per me si può tranquillamente interrompere. Secondo voi c'è necessità di 10 minuti, 15? Mi fate sapere? Così lo mettiamo. 15 minuti, allora 15 minuti a partire da ora. Seduta. Vediamo se ci siamo con i numeri per iniziare la seduta. Sì. Allora, se vi mettete seduti, cominciamo la seduta, per favore, perché è stato dato un quarto d'ora in più proprio per la necessità di discutere, però vorrei iniziare. Allora, io inizierei subito e ricordo che l'interruzione è stata fatta per la discussione informale sugli emendamenti, in modo da poter capire le modifiche per bene poterle votare più serenamente. Comunque la relazione su ogni modifica verrà comunque fatta adesso dal relatore. Sì.
che vediamo. Allora, chiedono 3 minuti, sono all'ultimo, all'analisi dell'ultimo emendamento. Ditemi. Presidente, scusi, a noi può anche andare bene, però è anche la capacità di la capacità di gestire. Nessun problema, facciamo rientrare tutti. No, per me se vogliono, cioè Fratelli d'Italia non ha problemi. Però poi il problema adesso è che loro giustamente, ecco, sono entrati, hanno fatto i loro hanno fatto la loro valutazione, ma non c'è stato modo di confronto con le altre parti politiche. Allora, confesso che avevo capito che si trattava di una discussione aperta. Posso, Presidente? Sì. Allora, per noi non c'è problema fare avere un confronto, diciamo, tutti insieme, è solo che prima volevamo avere la possibilità di studiarci gli emendamenti per poi poterli valutare insieme ai proponenti. Quindi possiamo insomma eventualmente confrontarci per 5 minuti, 10 minuti, il tempo adesso necessario per confrontarci, e perché è una materia sicuramente importante, per cui dobbiamo acquisire informazioni, diciamo, certe. Per cui per noi va bene, insomma, adesso incontrarci tutti insieme. Quindi lei sta chiedendo un'ulteriore interruzione? Sì, 5-10 minuti, il tempo necessario per valutare insieme le opposizioni. Sì, consigliere Steritano? Sì, solamente per portare un contributo alla sua decisione, che spetta solamente a lei. Convoca la conferenza dei capigruppo, la presiede lei e il presidente della commissione si va avanti. Se parliamo tutti... No, lei non credo che nessuno stia proponendo di parlare tutti qui in consiglio, assolutamente. Quello che... La prego, vuole venire a sedersi qui? Allora, quello che stavo cercando di capire è c'era la volontà di un'altra interruzione per capigruppo. È vero che posso decidere io, ma io decido anche in base alla necessità e voglio capire se la necessità c'è. Quindi per me sì, si può fare un'interruzione, però veramente non più di 10 minuti, un'interruzione di capigruppo questa volta. Non, io avevo capito che era, e lo confesso, una discussione, quindi un'interruzione di capigruppo brevissima per poterci allineare i 3 gruppi, o 4, c'è anche il consigliere Toti, quindi tutti e 4 i gruppi, brevissima. Quindi capigruppo veloce. Cioè, per me ha più senso che siano i presidenti di commissione a parlare con le opposizioni sugli argomenti. Cioè, se facciamo una capigruppo, non c'ha molto senso secondo me, però lei decida naturalmente. Quindi coinvolte sono politiche sociali e scuola, giusto? Quello che noi proponiamo è un confronto tra le parti politiche di maggioranza e di minoranza, quelli che sono interessati, che poi saranno 3, 4, 5 persone immagino, cioè lo stesso numero dei capigruppo, solo che magari scendono più tecnicamente. Sì, sicuramente se è una discussione tecnica, la discussione capigruppo che magari neanche alcuni neanche sono diciamo edotti sull'argomento ha sicuramente più senso. Quello che proprio veramente chiedo, e lo chiedo fermamente, è che non si superi il tempo dei 10 minuti, veramente, non, vorrei andare avanti. Quindi, quindi adesso si può fare tranquillamente la riunione di chiarimento sulle posizioni. Avrei preferito capigruppo, e lo dico, capisco perfettamente che è una questione tecnica, per me possono partecipare alla capigruppo i presidenti delle commissioni, però vorrei che ci fossero i rappresentanti di tutti i gruppi consigliari. Basta, non è più... Non è, Se posso, un secondo veramente, solo per un suggerimento. Magari sarebbe utile che partecipassero, oltre al presidente e al vicepresidente vicario, che sono entrambi di maggioranza, il vicepresidente delle opposizioni, laddove non fosse presente un vicepresidente delle opposizioni, un membro, quindi il capogruppo del gruppo che non è coperto, diciamo, che non ha il vicepresidente. Vediamo, cioè, vediamo se ci siamo tutti e facciamo velocemente. Laddove per c'è favore. Disponibilità, insomma. Allora.
prendiamo una decisione veloce, perché altrimenti non facciamo neanche la discussione. Allora, capigruppo, e ci sono già dentro praticamente, se ci sono i capigruppo, dunque il vice della commissione già c'è. Sì, facciamo la commissione con le 4-5 persone che sono interessate, veramente. Ma un rappresentante... cosa vuol dire 4-5 persone sono interessate? Siamo tutti interessati, dobbiamo votare tutti. Io sono d'accordo con lei, ma stiamo dicendo che ci sono i capigruppo, che come al solito nella capigruppo ci stanno i capigruppo, allora altrimenti che esistono a fare? Stiamo dicendo che se ci sono delle particolarità tecniche, che il presidente o vicepresidente, che siano dell'opposizione e di maggioranza, quindi vogliano discutere tecnicamente, questa è un'altra cosa. Ok? Per me capigruppo rimane, e capigruppo siete garantiti tutti e tutti ci siete. Se no, giuro che non si fa nemmeno la discussione, si va semplicemente a votazione. Sì, allora, capigruppo veloce di 10 minuti con presidenti e vicepresidenti delle commissioni interessate, in modo che ci sono tutte le forze politiche presenti e chiariamo in 10 minuti le posizioni di tutti. 10 minuti a partire da ora, ricordo che sono le 4:10, no no assolutamente, 4:10, 4:20 finita, non ci saranno ulteriori concessioni. Allora, ricominciamo la seduta e facciamo un po' il punto della situazione, in modo che possiamo far sì che tutto si svolga, la votazione si svolga in maniera abbastanza semplice e ordinata. Allora, durante l'interruzione, per coloro che non erano presenti, c'è stata la discussione sui vari punti e nonostante l'emendamento, il documento sia stato presentato in forma unica, in realtà si è discusso i vari punti, quindi la mia proposta, e penso che siano d'accordo un po' tutte le parti che erano in discussione, è quella di andare a votare i singoli punti in maniera separata. Su questo penso di aver capito che c'è un accordo di tutti. Quello che invece chiedo è a questo punto se è necessaria la presentazione degli emendamenti, visto che sono stati discussi più che approfonditamente. Ma molto veloce, veramente molto veloce, una presentazione allora come facciamo uno per uno? Presentazione velocissima, velocissima proprio, e votazione subito del punto. No, tutti insieme non possiamo farli perché si è d'accordo su alcuni e altri no. Quindi altrimenti bisognerebbe spendere tempo per riscrivere di nuovo gli emendamenti e cerchiamo di fare una cosa che abbia senso veramente, perché non... La decisione è stata presa congiuntamente da tutti i partecipanti all'assemblea, quindi penso che possiamo procedere. Consigliere Ciancio, consigliera Biondo, non so chi di voi vuole presentare gli emendamenti. Procediamo in questo modo, presentazione velocissima dell'emendamento e votazione subito. Tanto la discussione si è già avuta e così abbiamo recuperato un po' di tempo. Bene, allora cominciamo subito con la presentazione del primo punto e la votazione. Sì. Chi di voi vuole illustrare? Sì, cominciamo con i soppressivi, perché questo è con i sostitutivi. Allora, dunque, che in realtà si chiamano sostitutivi. Sostitutivi. Modificativi e aggiuntivi. Ok, tanto abbiamo l'elenco. Allora, qual è il primo sostitutivo in elenco? Sostitutivo soppressivo non esiste. Allora, il primo è... chiediamo di cassare esattamente il punto all'articolo 7, il punto 3D. Cioè che dice effettuare con cadenza almeno triennale per il proprio personale EC test psicoattitudinali dimostrativi dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni. Non avendo già, diciamo, all'interno della discussione che c'è stata nella commissione, avendo registrato, diciamo, una difficoltà nel dare una cadenza così sistematica e soprattutto così prolungata, sarebbe meglio evitare di specificare la cadenza, ma rilasciare anche all'interno dello stesso organismo, quindi allo stesso entrogestore, la possibilità di fare i test anche a cadenza
semestrale o bimestrale, quando insomma sono, diciamo, per loro necessari. E pertanto chiediamo con questo emendamento la soppressione. Bene, non credo che ci siano interventi da fare, sono già stati fatti in aula, in caso si fa nella dichiarazione di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto su questo punto? Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo direttamente alla votazione di questo primo punto soppressivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, allora io sostituisco subito il consigliere Giuliano che si è assentato con uno dei presenti, quindi consigliere Toti, sarà lei lo scrutatore. Andiamo avanti col punto successivo, consigliera Vitrotti, sempre lei. Allora il punto 3, scusate, articolo 3 punto E recita: rendere visionabile i curricula del personale AEC alla famiglia, continuando anche la discussione che c'è stata già in commissione, di cassarlo e quindi diciamo, anche accogliendo quanto era stato già inserito, ovvero il fatto che i curriculum sono già presenti in tutta la documentazione che è a disposizione dell'ente gestore, quindi non è diciamo, necessario averne una personale verifica da parte delle famiglie, così come espresso nella proposta di deliberazione. No? Ah, consigliere Giannone? Sì, grazie. Il Movimento 5 Stelle vota contrario all'emendamento perché sostanzialmente ricalca il secondo punto delle osservazioni già presenti nella delibera che richiede proprio che propone proprio di eliminare il comma 3 lettera I. Grazie. Votazione, favorevoli? No. Contrari? Astenuti? Quindi questo secondo punto nemmeno è approvato. Passiamo al punto successivo. Sì, in questo caso invece una questione molto delicata, la questione della somministrazione dei farmaci e siamo all'articolo 11, il punto 5, con questo emendamento sostanzialmente chiediamo di fare semplicemente riferimento alle linee guida del MIUR, senza andare nella specifica di tutte quelle casualità che possono da una parte esplicitare quanto è già riportato all'interno delle linee guida, però dall'altra parte possono invece ridare, diciamo, mettere nelle condizioni della figura dell'AEC in una situazione diciamo, non definita, invece rimandando diciamo, ad una normativa, ma appunto a delle linee guida di carattere nazionale, di sicuro diciamo, si aiuta nella diciamo, definizione di intervento in casi estremamente sensibili e difficili come quella della somministrazione dei farmaci. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, all'interno della proposta di deliberazione comunale è già presente un riferimento alla normativa a cui si fa riferimento, si tratta di linee guida concepite dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero della Scuola e prevedono già diciamo, al loro interno quello che viene contenuto all'interno dell'emendamento. In più la proposta di deliberazione proposta dal Consiglio Comunale specifica nel dettaglio quelle che sono le azioni da compiere, le condizioni nel caso in cui si renda necessario provvedere all'eventuale somministrazione di farmaci. E tutti i punti esplicitati all'interno del comma 5 sono assolutamente in linea con quello che sta all'interno delle linee guida precedentemente citate. Eh?
Quindi per questo motivo riteniamo l'emendamento superato e voteremo contrario. Grazie. No, volevo giusto fare su questo, come dire, vorrei che la maggioranza facesse una riflessione più puntuale rispetto a questo emendamento, proprio perché abbiamo discusso molto e onestamente dico che attenersi alle linee del MIUR è una cosa un po' diversa da quella che si è scritto nella proposta, per cui noi è il caso di pensarci un attimino in più. Io invito, proprio per l'esperienza che ho nella scuola, perché si potrebbero verificare casi di pericolo o di situazioni di inadempienza non voluta da parte degli insegnanti o di chi è delegato poi attraverso questi punti a somministrare medicinali o fare alcune cose che non sono contemplate dalle linee guida. Io su questa ho delle perplessità, l'ho già detto in commissione, l'abbiamo portato oggi come emendamento. Inviterei a riflettere un po' di più su questo, per carità, grazie. Pertanto noi voteremo favorevolmente all'emendamento proposto, grazie. Bene, votazione. Ci sono, perché non mi sembra che ci siano altre dichiarazioni di voto, quindi dunque favorevoli all'emendamento. Contrari? Astenuti? L'emendamento non viene approvato. Punto successivo. È il 4, no? Allora, articolo 15, punto 6. La versione attuale recita che ogni scuola o istituto comprensivo sceglie l'organismo entro il mese di aprile e con cadenza annuale sulla base dei progetti presentati dagli organismi idonei e delle valutazioni di cui al successivo articolo 16 a mezzo di delibera del consiglio di istituto o dei consigli di scuola o altro organo rappresentativo anche delle famiglie. L'emendamento in questione si ha l'intenzione di sostituire la parte che va da una cadenza definita, che è quella entro il mese di aprile e con cadenza annuale, ma legarla invece ad una cadenza legata alle procedure di ricognizione, perché come ci hanno abbiamo anche definito prima nella riunione che c'è stata, non ci sarà un'entrata in vigore immediata di questo regolamento, non sappiamo neanche quando questa entrerà in vigore, visti gli step che sono insiti all'interno della proposta, quindi al momento abbiamo una gestione e anche una situazione a macchia di leopardo, quindi ci sono delle situazioni che sono, hanno una cadenza in un modo e altre in un altro, quindi non possiamo uniformare ad una scadenza unica o dare una cadenza così definita. Inoltre, sempre lo stesso punto, la scelta che viene rilasciata oggi alla scuola, all'istituto comprensivo, nella scelta dell'organismo, anche qui se non si danno dei criteri unici e non si uniforma veramente la scelta, si rischia comunque di dare una eccessiva autonomia al consiglio di istituto, alla scuola, insomma all'organismo che dovrà scegliere. Invece dando dei criteri di massima, e quindi l'abbiamo definito come una scelta che deve avvenire con procedure uniformi e nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, perché appunto non stiamo parlando di un appalto stradale, ma stiamo parlando del servizio che eroghiamo a favore di persone che hanno un problema con la disabilità. E per fare questo la scelta deve avvenire all'interno di una dinamica che sia non solo trasparente, sia quindi a garanzia dell'amministrazione, ma soprattutto sia legata a dei criteri oggettivi che deve essere in questo caso l'amministrazione, che se ne sta facendo carico trasformando il regolamento, di poterli adottare e dare così all'organismo scolastico. Grazie. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi... Ah, consigliere Giannone. Sì, dunque il Movimento 5 Stelle vota contrario a questo emendamento, perché essenzialmente il regolamento già esplicita comunque in parte quello che è descritto qui. In che senso?
Intanto le procedure sono già uniformi in quanto prevedono la scelta da parte delle scuole dal RUC, iscrizione al quale viene fatto con bando pubblico, quindi con un bando che rispetta i principi di trasparenza e non discriminazione. È chiaro che la scelta delle scuole naturalmente sarà fatto in base al progetto, come descritto, al progetto formativo che le associazioni, gli organismi che forniscono servizio di AC avranno presentato contestualmente al bando per l'iscrizione al RUC. Quindi diciamo che abbiamo spostato in avanti la parte, diciamo, di gara in qualche modo, e portiamo poi, rendiamo più fluida la fase di selezione del singolo organismo, che diamo alle scuole proprio per permettere, no, proprio perché non si tratta di riasfaltare le strade, ma di offrire un servizio a bambini disabili, quindi un servizio estremamente delicato, dobbiamo in qualche modo essere certi che si faccia il loro interesse. Quindi questa procedura salva sicuramente l'aspetto, diciamo, di messa a bando e quindi di avviso pubblico, e dà però alla scuola una oggettiva discrezionalità nel beneficio, per dare un vantaggio proprio ai bambini disabili. La procedura di ricognizione deve rimanere annuale, quindi mese di aprile, per permettere poi l'espletarsi di tutto l'iter e arrivare al primo di settembre con uno schema orario, monte ore già assegnato, ma annuale perché semplicemente può capitare che un organismo, un organismo possa non rilevarsi all'altezza delle aspettative durante l'anno, sì, e quindi possa esservi la possibilità comunque per l'anno successivo per la scuola di scegliere un organismo che offra un progetto, semplicemente perché il progetto realizzato non è stato realizzato nella maniera quanto più conforme a quello che si aspettava o al piano formativo della scuola, per cui noi riteniamo che ogni anno sia, anche se ciò può essere visto come un aggravio di procedura, però deve essere sempre visto nella tutela della possibilità di poter offrire il servizio ad un massimo livello. Quindi la possibilità di cambiare ogni anno l'organismo deve esserci a tutela di situazioni che possono rivelarsi magari non esattamente come si pensava che fossero. Quindi per questo motivo noi siamo contrari a questo emendamento. Bene, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Viene respinto anche questo punto. Il successivo? Sì. Sempre la consigliera Vitrotti? Siamo all'articolo 15, il punto 8, un emendamento che pone da inserire all'ultimo comma. Un attimo, è l'articolo 16, perché stiamo andando in ordine, adesso i modificativi. Sì. E allora questo è quello da approvare sicuramente. Prego, leggi perché il numero 16. Allora, adesso siamo passati al punto 1, all'articolo 16.1, un modificativo. Sì, scusate. Quindi
siamo all'articolo 16, il punto 1. Vi leggo direttamente l'emendamento, visto che va a sostituire appunto integralmente il punto. L'emendamento dice: il Dipartimento SES propone all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativo e quantitativo dall'esecuzione del servizio. Tale sistema deve essere definito preventivamente all'applicazione dell'accreditamento. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento di diversi attori del servizio stesso, gli alunni destinatari, ovvero le famiglie o gli amministratori di sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, gli organismi e le scuole e istituti comprensivi, i municipi e le ASL. Come sappiamo, la materia è così delicata che non può non tenere presente di tutti gli attori che girano e ruotano attorno alla figura dell'AEC. È fondamentale inserire le famiglie, è fondamentale inserire le scuole, ma non possono mancare i municipi e le ASL, che divengono, diciamo, degli interlocutori fondamentali per il giusto e il corretto funzionamento del servizio. Quindi ci è sembrato giusto inserire all'interno di questo emendamento anche queste due figure per rendere più completo ed uniforme i soggetti che sono coinvolti. Me ne sono accorta. Consigliere Giannone. Sì, grazie. Dunque, il Movimento 5 Stelle accoglie favorevolmente questo emendamento perché lo ritiene migliorativo. Pertanto concordiamo nel sostituire l'emendamento sostituire il punto con questo emendamento. Allora, e per quanto riguarda il secondo paragrafo, bisogna tener conto del definito e non definitivo, e siamo d'accordo sul fatto che ci debba essere il sistema di monitoraggio debba essere definito quindi preventivamente. E siamo d'accordo anche che vi partecipino municipi e ASL, cosa che tra parentesi abbiamo già inserito nella nostra osservazione per quanto riguarda il monitoraggio alle attitudini ad eseguire il servizio per gli operatori AIC. Pertanto la nostra valutazione è positiva e quindi voteremo favorevolmente. Passiamo quindi alla votazione. Allora, passiamo alla votazione, perché non credo ci sono altre dichiarazioni di voto. No. Allora, favorevoli? Questo emendamento è stato approvato. Con 18 voti favorevoli. C'è adesso? Quindi lo accogliamo favorevolmente, sì, con questa sì, questione. Sì, sì. Bene, il successivo credo sia l'ultimo. Il penultimo. Illustrazione. È sempre un modificativo, no? È il punto 2. Allora, il punto 2. Sì, no, mi scusi, lo stavo semplicemente dicendo che il punto 16 è l'articolo 16.2, un altro modificativo. Ok, sì. Il punto 16.2, allora anche questo sostituisce integralmente il punto, quindi leggerò direttamente l'emendamento. Il sistema di cui al punto 1 consente anche agli alunni destinatari, ovvero le famiglie o amministratori di sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, di esprimere attraverso apposite schede di valutazione valide ed uniformi per l'intero territorio cittadino la propria opinione attraverso indici di gradimento per il singolo organismo e per il servizio stesso. È ovvio che il principio di uniformità che regola
agevola questo intervento, quindi appunto la modifica del regolamento della figura dell'AEC è quello che diciamo è l'asse portante di tutto il discorso, quindi era un vulnus sicuramente, quindi aver introdotto e voler intervenire per uniformare su tutti i municipi che diciamo ancora oggi si stanno muovendo in modo così autonomo, diciamo dà la positività alla proposta, però se non si introducono anche dei criteri uniformi e validi per tutti, per tutto il territorio cittadino, anche nei singoli interventi che si propongono, si rischia di fare una discussione diciamo non concreta, e quindi abbiamo inserito appunto delle schede di valutazioni che sono valide e uniformi sull'intero territorio cittadino per poter dare appunto le opinioni rispetto all'organismo, al singolo organismo e al servizio stesso. Dichiarazioni di voto, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il Movimento 5 Stelle accoglie favorevolmente questo emendamento perché lo spirito della proposta di deliberazione va nell'uniformità del servizio e in una valutazione che sia assolutamente uguale per tutto il territorio. Quindi secondo noi il fatto di aggiungere le schede di valutazione, quindi esaminare in una maniera ancora più puntuale, rimane proprio nel senso che questa delibera vuole esprimere, quindi siamo assolutamente favorevoli a questo emendamento, voteremo a favore, grazie. Votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Benissimo, viene approvata all'unanimità. Siamo ora all'ultimo. Un aggiuntivo? Sì, all'articolo 15 al punto 8. Sì, è il numero 7 identificato dalla segreteria. E grazie. Volevo solo leggere questo inserimento dopo il comma 8 dell'articolo 15, che è da inserire, quindi aggiuntivo, e dei costi di gestione come previsto dalla delibera 135 del Comune di Roma, dopo dell'AEC. Questo era l'emendamento, grazie. Ci sono dichiarazioni di voto su questo punto specifico? No, passiamo a votazione. Non vedo mani alzate, allora passiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il punto quindi dell'emendamento non viene approvato. Credo che ce ne sia un ultimo ancora, abbiamo finito? Allora, bene, siamo adesso alle dichiarazioni di voto sulla delibera che andremo ad approvare, a votare così emendata, con gli emendamenti che sono stati accolti. Ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera emendata? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Ah, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, io ringrazio per il lavoro, però pensiamo che complessivamente rispetto a quanto al lavoro che abbiamo fatto non è sufficiente per dare una svolta diversa all'inversione di tendenza che ha preso questo regolamento. Restiamo fermi su quello che è il parere da parte del Dipartimento. Restiamo fermamente convinti che sia una disputa interna su chi deve gestire, se servizi sociali o il Dipartimento Educativo. Pensiamo che non si sono superati gli ostacoli che avevano visto sia il direttore del Dipartimento, per cui c'è una contrarietà rispetto al nuovo modo di voler regolamentare un argomento così difficile
così impegnativo. Io ho avuto veramente molta fatica, perché dovremmo ripartire da quella che è la deliberazione del 2005, per guardarla in ogni angolo e capire se effettivamente solo questo può cambiare le modalità di un servizio che secondo me diventa sempre difficile nelle scuole, diventa complesso per gli insegnanti, per gli operatori, per tutto il mondo della scuola e naturalmente per le famiglie, ma soprattutto per chi deve ricevere questo servizio. E avrei gradito più tempo per analizzare meglio e sicuramente superare più ostacoli. Non ci possiamo accontentare di due emendamenti che prevalentemente possono dare un contributo, ma noi speriamo che in Campidoglio possano riflettere meglio su questo argomento e su tutto quello che sono le problematiche della disabilità e del servizio a questi utenti. Per questo il Partito Democratico, pur convinto di aver dato un input per cambiare in meglio, pensiamo che a livello capitolino si dovrà lavorare ancora di più per dare un servizio migliore. Grazie. Abbiamo detto che votiamo contro all'inizio. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, intanto vorrei chiarire che relativamente al parere tecnico avverrà un superamento in merito alle indicazioni fornite da quel parere in sede di assemblea capitolina. E c'è poco da dire, se non che era un regolamento necessario da anni. Si era fermi ad una delibera che era incompleta, non specificava. C'è stata una completa rivoluzione da parte del Movimento 5 Stelle su un tema che è delicatissimo, perché riguarda uno dei bambini e dei bambini affetti da disabilità. Quindi una categoria che secondo noi va assolutamente protetta, e non si può non partecipare o votare contrario a una proposta del genere, perché è assolutamente inaccettabile da parte nostra. Siamo in democrazia e quindi accettiamo le posizioni di ciascuno, ma siamo assolutamente contrari al fatto che qualcuno possa votare in maniera non favorevole a una proposta di questo tipo. Qualcuno che poi ha lamentato carenza di opportunità per la partecipazione ad una discussione assolutamente da negare in tutte le sedi, in quanto da mesi a questa parte gli assessorati scuola e l'assessorato scuola di questo municipio e l'assessorato politiche sociali di questo municipio, la commissione politiche sociali e scuola di questo municipio hanno creato tutte le condizioni necessarie per poter esprimere il proprio parere e la propria idea all'interno di diverse occasioni, dagli incontri con i cittadini alle categorie coinvolte dal regolamento, all'incontro con i genitori, all'incontro con gli uffici. C'è stato un lavoro eccezionale, perché si è partiti dalle esigenze del territorio dal quale noi veniamo. Per questo chiediamo di essere distinti sempre come cittadini, proprio per questo motivo, perché ci consideriamo sempre comunque cittadini, anche se siamo all'interno delle istituzioni. Quindi noi abbiamo fatto un passaggio prima con i cittadini, ascoltando le loro esigenze, le abbiamo raccolte, alcune le abbiamo tramutate in osservazione a questo regolamento, abbiamo richiesto la partecipazione da parte dell'ufficio tecnico municipale, dal quale abbiamo avuto la massima disponibilità, la massima collaboratività. Perché le persone delegate... Le ricordo che non è un intervento ma è una dichiarazione di voto, quindi siamo brevi, per favore. Chiedo scusa. Per questo motivo sono stati fatti tutti i passaggi necessari affinché ci fosse massima condivisibilità e chiunque avesse la possibilità di esprimere la sua opinione. Quindi non accetto che venga detto diversamente. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle, orgoglioso di questo regolamento, voterà a favore. Grazie. Bene, ce ne sono altre di dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Per dire che Alternativa Popolare si astiene su questa proposta di delibera. Bene, allora passiamo alle votazioni favorevoli. Contrari. Astenuti.
Benissimo, l'atto viene approvato con 12 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto. Passiamo ora al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Municipale avente oggetto istituzione del Comitato Sportivo Scolastico. La parola al relatore, consigliere Guido. Grazie Presidente, questo atto di giunta è un atto dovuto in base all'articolo 12 del regolamento per le attività dei centri sportivi dei municipi, che per l'appunto prevede la realizzazione di questo comitato sportivo scolastico. Dico che cos'è in due parole: il comitato sportivo scolastico del municipio svolge funzioni consultive e propositive per l'assessore allo sport del municipio, coordina le attività sportive che sono programmate nel territorio del municipio, cura e coordina le iniziative di aggiornamento del personale tecnico delle associazioni sportive. Essenzialmente sono come d'articolo 12, questo organismo prevede la presenza di un dirigente scolastico del settore sport, di un presidente di consiglio d'istituto, un insegnante di educazione fisica, due rappresentanti del municipio, di cui uno almeno dell'ufficio sport, e un rappresentante designato delle associazioni sportive. Quindi quelli per votazione nei loro consigli interni sono stati nominati Stefano Crivelli, che è il presidente del consiglio d'istituto della Milanesi, dell'istituto comprensivo Milanesi. Poi Giovanni Caso, che è il rappresentante delle associazioni sportive operanti nei centri sportivi del municipio VII. Cristina Costarelli, che è la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Montalcini. Per il settore sport, cioè naturalmente. Poi c'è la professoressa Susanna De Marchi, che è un'insegnante dell'istituto comprensivo Parco degli Acquedotti. Per la parte invece municipale, la rappresentanza è tenuta dalla funzionaria dell'ufficio sport, la dottoressa Matteucci, e dal presidente di commissione, consigliare, la commissione quinta sport. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Io volevo fare alcune riflessioni in aula in merito a quest'atto che la maggioranza si è affrettata a redigere. Vorrei informare l'aula che le fasce orarie che le associazioni sportive hanno nei nostri territori, nelle nostre palestre, sono regolate dalla 263 del 2003. Ed è a questa che vi siete rifatti per redigere una delibera che regola un articolo, l'articolo 12, dove si fa il comitato sportivo scolastico del municipio. Ben fatto, ne abbiamo discusso in commissione, è un organismo importante. Ma scusate, l'articolo 11 il Movimento 5 Stelle l'ha dimenticato? Cioè ci mettiamo prima la scarpa e poi il pedalino? Non ho capito io, a prescindere dalla regolamentazione che abbiamo fatto, ma perché la commissione comunale sport nella scuola non viene fatto se viene fatta all'articolo 11? Cioè due membri della direzione regionale scolastica, dove alla fine si confrontano il comune e la regione rispetto allo sport e rispetto a tutto quello che dovrà avvenire nella scuola. Continuiamo a dire qualcosa e a farne un'altra. Se per anni, io ripeto, per anni c'è stato un malcontento, dicevo, rispetto alla gestione e alla formulazione di quelle che sono le fasce orarie nelle nostre palestre, dicendo che la delibera che sta regolando il tutto non funziona, e quindi il signor assessore, dal primo momento che è diventato assessore, l'assessore Frongia, ha avvocato a sé tutte le associazioni per cambiarla, questa delibera del 2003. Ahimè,
a dire alle associazioni cosa bisogna fare per cambiarla. Hanno lavorato in commissione in via del Tritone per cambiarla tutta, cambiare tutti i criteri di questa delibera. Si sono riunite le associazioni preventivamente, solo le associazioni che stanno lavorando, sono andate in via del Tritone, hanno analizzato il regolamento e hanno posto dei problemi gravi. Questo l'aveva fatto pure la Presidente della Commissione Sport, Celli, che ancora ci sta dentro ed è consigliere al Comune, e però non c'è riuscita, siamo stati tutti i consiglieri interpellati perché non va bene questa delibera, perché bisogna lasciare un po' gli introiti alle scuole, perché gli introiti della manutenzione vanno lasciati per farli spendere velocemente magari alle scuole direttamente. Si è ragionato un anno su un regolamento diverso. Adesso noi di questo regolamento abbiamo preso carta e penna, o meglio abbiamo interpellato un po' di gente, come naturalmente il Movimento 5 Stelle sa fare bene adesso, e quindi ha nominato un comitato, giustamente, che io mi aspetto che dovremmo fare anche rendere esecutivo l'articolo 11, che deve essere reso esecutivo, e poi anche il 13, perché altrimenti mi viene in mente qualcosa. Noi abbiamo fatto questa delibera, però di fatto per migliorare l'aspetto fondamentale della delibera, che è quella di fare un'organizzazione puntuale di chi detiene i beni nel nostro municipio, che non ci siano più proroghe, e naturalmente ci sono state nel passato, proprio per una carenza, del fatto che il regolamento non veniva cambiato, ci si prometteva che il regolamento veniva cambiato da un momento all'altro e quindi avvenivano alcune proroghe sia a livello comunale sia a livello municipale. Siccome né il Movimento 5 Stelle penso che piaccia questa pratica, né tantomeno a noi, noi vorremmo che il regolamento fosse cambiato nel giusto verso, e quindi questa delibera che prende, come dire, in premessa proprio la delibera 263 del 2003, e c'è una contraddizione, allora vuol dire che questa delibera, non speriamo che ci possa essere un cambiamento, resterà tale. Ne abbiamo preso atto, lo racconteremo anche alle associazioni sportive, lo racconteremo allo sport e a chi critica fortemente i principi e le modalità di assegnamento che fissa questa delibera, per cui questa è la situazione. Io avrei gradito magari un cambiamento pure del disciplinare, allora, allegato alla delibera. Cioè, sono cose, io non ho capito perché si inizia dalla coda. Cioè, iniziamo dalla testa se dobbiamo cambiare una delibera, perché questo pone un bel paletto. Cioè, voi approvate oggi questo impianto, che vuol dire continuare con questa delibera, di cui è una presa di coscienza, va bene così. Questo è quanto, proprio per questo io ritengo che una riflessione andava fatta molto di più in commissione, magari ascoltando anche, non so, qualche commissione capitolina sul percorso che sta facendo rispetto al regolamento della stessa delibera. Grazie. Ci sono altri interventi? No. Consigliere Toti? A parte l'importanza che ha sollecitato il consigliere che mi ha preceduto di cambiare questa delibera del 2003, il regolamento e tutto quello che chiaramente non ha funzionato finora, e questo è molto giusto, però io questa praticamente delibera che oggi andiamo a votare mi sembra un atto dovuto, un qualche cosa che comunque doveva essere fatta, perché non potevamo non istituire il comitato sportivo scolastico del municipio. Perciò ecco, questo che io penso che oggi andiamo a discutere, a parte tutto quello
che è significato finora il discorso dello sport all'interno delle nostre scuole. Però questo io non mi sento di andare contro a una delibera per una nuova, per l'istituzione del comitato sportivo, cioè mi sembra, come ho detto, un atto dovuto. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, intanto non capisco perché è affrettata a redigere. È una delibera molto semplice, serve per sostanzialmente per dare una formalità ad un processo che è stato seguito secondo la regola, secondo la norma, che è appunto quella descritta dalla delibera 263 del 2003, citata in precedenza. Ora qui stiamo parlando di un regolamento tuttora vigente. Il discorso è scivolato sul nuovo regolamento, ne vogliamo parlare? Non era questo il tema, per cui non ne parlerò. Semplicemente perché non c'è ancora un nuovo regolamento, e per quanto se ne senta il bisogno, ma evidentemente per evitare di fare un qualcosa che non sia migliore di quello attuale, forse è meglio andare con i piedi di piombo. Detto questo, non è che noi aspettiamo il nuovo regolamento e quindi stiamo lì fermi, immobili, e lasciamo che le cose vadano, come forse è stato fatto, non lo so, nella consigliatura precedente, mi chiedo, forse. Noi abbiamo un regolamento vigente, lo abbiamo letto, lo abbiamo soppesato, abbiamo visto che c'erano dei punti molto interessanti, appunto l'articolo 12, che prevedeva la costituzione di questo comitato, cioè un insieme di enti, di organismi, non solo istituzionali, ma anche del territorio, che avevano come compito, ve li rileggo, coordina le attività sportive che sono programmate, cura e coordina iniziative di aggiornamento del personale tecnico delle associazioni sportive, anche nell'ambito di progetti promossi dal Comune di Roma, propone iniziative di aggiornamento del personale insegnante delle scuole presenti nel municipio, partecipa alle attività dei giochi sportivi studenteschi e coordina le attività autonomamente promosse nel municipio di riferimento, cura e coordina le iniziative sportive e territoriali nell'ambito dei giochi sportivi studenteschi autonomamente promosse nel municipio di riferimento, su tale attività svolge anche una funzione di verifica e monitoraggio. Cioè noi stiamo parlando di un organismo che ci sarebbe dovuto essere da sempre, fermo restando questa regolamentazione attuale, invece non c'era. Lo abbiamo sposato subito e abbiamo cominciato a creare una rete di contatti con le associazioni sportive, con i dirigenti, per appunto dar vita, no, a questo articolo, che nell'atto pratico dovrà aiutarci nella programmazione delle attività, nella programmazione delle fasce, nella valutazione del servizio, funziona, non funziona, e la voce che viene dalle associazioni insieme alla voce che viene dalle scuole, la controparte, e la voce che viene dai genitori, fruitori, consiglio d'istituto, che è la terza controparte, affinché tutte le possibili criticità possano essere messe a fattor comune per poter migliorare qualitativamente il servizio. Ora ci chiedete perché non realizzate anche l'articolo 11? Beh, quello è il comitato sportivo del comune e non è che dobbiamo essere noi qua a decidere, a fare una delibera per il comune. Possiamo fare forse una risoluzione affinché lo facciano? Può essere. Fatto sta che al comune faranno la loro, noi facciamo questa nel nostro municipio, noi curiamo gli interessi dei nostri cittadini, delle nostre strutture, delle nostre attività su questo territorio. E al massimo possiamo dare una spinta a che anche le scuole a ruota facciano il loro comitato sportivo degli istituti, articolo 13,
Va bene, su questo ci possiamo lavorare senz'altro, ma fermo restando che le scuole sono autonome, quindi non più che un suggerimento a darsi da fare, se vogliono. Se no, c'è quello del municipio e noi parliamo solo per questo. Pertanto io penso che questo comitato fosse, oltre a un atto dovuto formalmente, perché è previsto da un regolamento, quindi il regolamento dice che lo devi fare, quindi lo fai, ma noi vorremmo anche utilizzarlo al pieno, appunto con la funzionalità, con le sue funzionalità specifiche, per dare impulso a quella che sono le attività sportive del nostro municipio, quanto più diffuse possibili e quanto in numero quanto maggiore possibili, fermo restando chiaramente la voglia delle associazioni, che è tanta, di partecipare e di seguirci. Pertanto io ritengo che questa delibera sancisce semplicemente un punto di avvio di una relazione che abbiamo iniziato già informalmente mesi fa con tutti gli organismi del territorio che hanno a che fare con le palestre scolastiche e attività sportive, che ritengo essere molto importante. Più di questo non so cosa dire, ma penso che sia già sufficiente per farvi capire quanto importanza comunque riveste questo comitato all'interno della nostra istituzione. Interventi? Se non ci sono ulteriori interventi, andrei alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, consigliere Ciancio. Dichiarazione di voto, grazie non Presidente. Per ribadire che il municipio sta facendo qualcosa sulla base di un regolamento municipale, municipio sta trattando la delibera del Campidoglio, che deve essere attuata tutta. Per essere attuata tutta c'è bisogno sia della commissione comunale, altrimenti manca qualche pezzo, sì, anche quella dell'articolo 13. Quindi se vogliamo rendere esecutiva in pieno, perché è un atto dovuto, tutti gli atti sono dovuti. Dove ci sono due membri della commissione regionale non va bene? Va bene anche quella, va bene anche quella, soprattutto perché ci stanno finanziamenti in base alla legge 21 che noi potremmo concordare col comune, potremmo concordare regione comune un passo che vada verso l'istituzione sistematica annuale dei fondi per lo sport. Allora, io lo ripeto di nuovo, io non è che mi voglio mettere sempre contro, ma intanto sappiate che la posizione del PD non cambia rispetto alla situazione dello statuto, per cui però è giusto spiegare perché una delibera siffatta, criticata, troviamo la strada. Se il comune vuole prendere una direzione diversa rispetto a questa delibera, è ovvio che crolla tutto quello che avete costruito. No, perché quindi ci rasserena il presidente della commissione sport che questa delibera rimarrà tale anche per questi anni. Chiedo scusa, io non ho detto questo, per cortesia non fatemi dire annuiva. Cose che non ho detto. Annuivo non perché leggevo altre cose, magari grazie. Lo ripete dopo. Sì, non è un dialogo, però l'ho detto mille volte, cerchiamo di non attribuire ad altri parole che non sono state dette, perché poi insomma c'è un video, quindi uno fa una bella figura, lo dico a tutti da qualsiasi parte, perché non mi interessa da che parte arriva, vale di qua e vale di là. Cara Presidente, non temevo la posizione che potesse parlare anche dopo di me il Presidente della Commissione, perché l'ho nominato, per carità, non è che doveva interrompermi, visto no, che l'avevo nominato, allora... poteva... Per fatto personale. Allora, per fatto personale, per regolamento, io non è questo. Io penso che tranquillamente, voglio dire, possiamo soprassedere questa cosa, lasciare. Andiamo avanti? Andiamo avanti, però cerchiamo di non attribuire ad altri, perché non è bello nei confronti dei cittadini che hanno il video. Insomma, la posizione evitiamo. Rispetto a questa delibera che dal 2008, prima, circola nel Campidoglio, nei municipi, la posizione di molti consiglieri che ci hanno preceduto non era questa, e quindi questa è una situazione puntuale e precisa, per cui a prescindere dal fatto che il Partito Democratico non voterà sino a quando non si metterà a posto la situazione dello statuto, questa delibera
viene restituita al mittente e non viene votata per un fatto molto semplice, che deve seguire continuità e linearità rispetto alla delibera madre, che è quella del 2003, e quindi non si può determinare a pezzi, deve essere determinata complessivamente tutta, altrimenti diventa pezzettini di convenienza per l'amministrazione che vuole redigere un atto. Grazie. Allora, io lo ribadisco ancora una volta, le dichiarazioni di voto vorrei, e lo dico a tutti, che fossero sintetiche e nel tema. Lo vorrei ricordare, perché mi sembra che troppo si vada fuori tema, quindi per tutti, quindi, e per i successivi, rimaniamo in tema, perché in tema oggi ci siamo stati poco. Allora, avanti, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Sì, per ribadire da una parte l'intervento che ho fatto in precedenza, cioè il fatto che la delibera andava cambiata, però ecco, io denuncio il fatto che negli ultimi 10 anni questa delibera non è stata cambiata, cioè da una parte la voglia, la volontà di cambiarla perché non buona, e l'incapacità poi di andare a fatti concreti proprio per oggi, perché oggi noi potessimo fare un discorso diverso. Oggi purtroppo la delibera è quella che è, la delibera non è stata cambiata. Giusto anche il discorso dell'articolo 11 dell'assessore allo sport, che noi dobbiamo chiaramente attraverso il nostro assessore, che poi è anche presente oggi al nostro dibattito, la ringraziamo, al interloquire con l'assessore allo sport perché l'articolo 11 venga attuato. Questo è necessario perché noi oggi andiamo, come ho detto già, a esprimerci su questa delibera, che è un atto dovuto, perché chiaramente la delibera, che purtroppo negli anni, per incapacità forse dei consiglieri comunali, non si è riuscito a cambiarla, e praticamente oggi dobbiamo, senz'altro io sono d'accordo sull'istituzione del comitato sportivo scolastico del municipio, però d'altronde all'assessore faccio presente che deve interloquire, come ho detto, con l'assessore dello sport, perché venga attuata l'articolo 11. Sul discorso dell'articolo 13, come io ho votato in precedenza sulla delibera precedente, quando si lasciava piena autonomia della scuola delle scelte, e anche rispetto a questo, a questa nuova delibera, io voglio dire che è chiaro che la scuola è assolutamente autonoma nelle sue scelte. Se lo vuol fare il comitato, noi possiamo in un certo senso sollecitarla, ma non possiamo intervenire più di tanto, perché la responsabilità e in questo caso l'autonomia delle scuole è indiscutibile. Perciò rispetto a questo, proprio perché è un atto dovuto, votiamo a favore. Allora, passiamo alla votazione. Io nel frattempo mi scuso con l'assessore De Santis, che aveva chiesto un intervento e io non mi sono accorta, oggi non riesco a vedere le mani di tutti alzate, forse fa caldo, non le alzate tutte bene, quindi ha saltato un intervento, e lo dico per colpa della sottoscritta, perché era stato richiesto. Purtroppo non, ormai siamo in fase di dichiarazione di voto, le lasceremo poi la parola subito dopo la votazione. Mi scuso assessore De Santis, oggi mi sono persa un po' di mani alzate. No, non si, dichiarazione di voto, sì. Sì, grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa deliberazione con la chiara convinzione che, oltre ad essere un atto più che dovuto, possiamo dire conseguenziale al regolamento dei centri sportivi municipali espresso nella delibera comunale 263 del 2003, perché riteniamo che il comitato sportivo municipale sia utile, e chiaramente con questo noi ci assumiamo le nostre responsabilità in quanto municipio e lasciamo le responsabilità
degli altri in capo a loro stessi, per cui comune e dirigenti poi dovranno valutare la opportunità di fare un eventuale atto conseguenziale nel momento in cui la nostra, il nostro comitato comincerà a lavorare a regime. La cosa importante però è che questo comitato non ha bisogno di altro per poter adempiere a quelli che sono i suoi compiti, che sono chiaramente espressi nell'articolo 12 della delibera comunale e che sono tutte di respiro municipale. Pertanto riteniamo che comunque sia questo comitato, a prescindere dalla vita, dal ciclo di vita che avrà questa delibera, avrà comunque una sua forza e una sua utilità, nella misura in cui l'assessorato, la commissione scuola e l'assemblea tutta voglia seguirne e darne forza con il proprio consenso. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, non votano. Ok, viene approvato quindi con 13 voti favorevoli. Nessun contrario e non votano pur presenti in aula i consiglieri Ciancio, Gugliotta, Stelitano e Vitrotti. Ultimo punto all'ordine. Sì. Subito, l'immediata eseguibilità, perché è richiesta l'immediata eseguibilità, votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Cioè quelli di prima. Immediata eseguibilità approvata con 13 voti favorevoli. Non partecipa al voto il consigliere Ciancio e il consigliere Gugliotta, che sono presenti in aula, non partecipano al voto. No, Stelitano è fuori. Ok. Allora, io non so se... sì, no. Elena, tu no. Dici che è inutile ormai. Va bene, allora passiamo all'ultimo punto, che è l'approvazione dei verbali numero 13, 14, 15 e 16 delle sedute del Consiglio del Municipio del 12 e 27 aprile e del 4 e 11 maggio. Sono stati messi in visione, quindi li riteniamo.